Visual Pego, siamo qui col professor Vincenzo Balzani, al quale chiediamo di presentarsi e di presentare soprattutto i suoi studi e i campi da lui toccati. Va bene, io mi chiamo Vincenzo Balzani, sono professore di chimica all'Università di Bologna e mi interesso come ricerca scientifica, mi interesso di nanotecnologia ma anche di fotosintesi artificiale, che è uno, diciamo, dei campi di punta nella ricerca energetica, però la fotosintesi artificiale non sarà possibile, diciamo, applicarla prima di qualche decina d'anni almeno. Si tratta di cercare di imitare le piante, però non per fare delle mele artificiali o dei pomodori artificiali, ma si tratta di scindere l'acqua in idrogeno e ossigeno in modo da avere un combustibile che è l'idrogeno, perché quello che ci manca ormai sono i combustibili, e il quale idrogeno, una volta prodotto dalla scissione dell'acqua per via fotochimica, cioè con luce solare, sarebbe appunto un combustibile ideale, perché quando lo si usa lui si ricombina con l'acqua o per dare calore oppure nelle celle a combustibile per dare elettricità, e il prodotto di questa reazione è sempre solamente acqua. Professor Balzani, quindi nucleare sì o nucleare no? Il suo parere sulla tematica? Sì, io sono assolutamente per il nucleare no, ma non per motivi, diciamo, ideologici, per tanti motivi che sono anche abbastanza facili da spiegare. Dunque, innanzitutto io penso che, come mi ha scritto anche nel nostro libro, la prima cosa da capire è che noi siamo su questa Terra, la quale è una specie di astronave che viaggia nello spazio, e nessuno potrà mai venire a aiutarci, e quindi non dobbiamo combinare dei grandi disastri, so chi ce le accomoda questa astronave dopo. Allora, noi attualmente sulla Terra abbiamo due problemi principali. La crisi energetica, d'accordo, ma ci sono altri due problemi. Una è, diciamo, l'insostenibilità ecologica, cioè consumiamo troppe risorse e produciamo troppi rifiuti, e questo qui lo sappiamo poi tutti, no? L'altro problema grave è che c'è troppa differenza fra ricchi e poveri, quindi c'è una insostenibilità sociale, diciamo, che si va sempre allargando. Pensate appunto anche a quei numeri recenti che ci hanno detto anche i giornali, no? L'amministratore delegato della Fiat guadagna 400 volte più del suo operaio. 50 anni fa non era così, guadagnavo solo 20 volte di più. Quindi abbiamo questi due problemi, insostenibilità ecologica e insostenibilità sociale. Allora, per risolvere la crisi energetica non possiamo prendere una soluzione qualsiasi, dobbiamo prendere una soluzione che anche aiuti a attenuare questa insostenibilità. Allora, il nucleare, a parte che secondo me è fuori mercato adesso, comunque porterà che cosa? Porterà al fatto che poche nazioni avanzate tecnologicamente prenderanno in mano tutta l'energia del pianeta. Un mio amico egiziano dice: noi metteremo adesso, a parte che sono messi male, poveretti, metteremo adesso il nucleare in Egitto. Ma come fai? Dico io, che non avete i tecnici, non avete nulla. Ah, dice, verranno o i francesi o i russi e ci metteranno centrali nucleari. Augurio, dico, diventerete una colonia dopo della Russia o della Francia. Quindi il nucleare non può risolvere il problema dell'energia su scala globale, aumenterà le differenze, a parte il fatto che, come tutti sappiamo, comporterà la produzione di scorie che saranno pericolose per 10.000, 100.000 anni, che sono tempi impensabili. Se ragioniamo bene, a noi Gesù Cristo 2.000 anni fa ci sembra così lontano, dobbiamo pensare a 100.000 anni nel futuro, è una cosa senza senso. Analizzato quindi il punto di vista del professore sulla tematica, gli chiediamo, come ha già accennato peraltro all'inizio, le alternative al nucleare, come siamo messi a livello di ricerca per dire di no, sì, a questa fonte di energia. Sì, secondo me sì, la ricerca nel campo delle energie alternative porterà certamente a dei miglioramenti nei prossimi anni, sicuramente. Il problema è che già al giorno d'oggi, però, le energie alternative, se avessimo intenzione di veramente di usarle, potrebbero risolvere il problema. Ci sono gli esperti che fanno dei calcoli e ci dicono che già con la tecnologia che abbiamo in mano oggi, per esempio il solare, nelle sue varie, diciamo, versioni che vanno da scaldare l'acqua, ai fotovoltaici, agli impianti di concentrazione eccetera, il solare ci può dare già 21 volte l'energia che noi consumiamo. Però il problema è che noi queste energie, queste forme alternative, non le stiamo sviluppando. In Italia pochissimo, in Germania certamente sì, infatti io ho comprato i pannelli termici, sono tedeschi, i pannelli fotovoltaici sono tedeschi.
Quindi sarebbe anche l'occasione per far partire tutta, diciamo, un'industria, una piccola industria che sarebbe la più adeguata per l'Italia, piuttosto che queste grandi industrie nucleari che poi in realtà sarebbero, dovremmo comprare centrali dal di fuori, l'uranio dal di fuori, le scorie dovremmo rimandarle fuori perché non sono capaci a trattarle. Ma dove di cosa stiamo parlando? Quindi si parla anche di svantaggio economico di questa scelta. Secondo me non c'è dubbio alcuno, perché intanto secondo me non lo faranno, secondo me. Perché chi è che va a investire in un qualche cosa che per essere redditizio ci vuole 30-40 anni? Se uno ha dei soldi li mette in qualcosa, il paleolica si sa che dopo 5-6 anni, capisce? E quindi non capisce, veramente non si capisce perché ci sia questa ostinazione da parte dell'Enel e del governo. Tra l'altro l'Enel è una compagnia che sostanzialmente è pubblica, la maggioranza è pubblica, non si capisce perché debba andare a spendere dei soldi per fare la pubblicità del nucleare, ma dovrebbero spendere dei soldi per dire alla gente di consumare meno, perché la prima cosa da fare è consumare meno. Adesso cosa succede con la Libia messa così? No, noi avremo meno gas, meno petrolio, se la gente non si abitua a consumare meno cosa facciamo? Tanto più che la centrale nucleare, anche se partiamo oggi, sarà pronta fra 10-15 anni. È una cosa assolutamente assurda. Noi dobbiamo puntare quel po' di risorse che abbiamo per sviluppare le energie alternative, e in particolare il solare, perché l'Italia non ha carbone, non ha petrolio, non ha metano, non ha uranio, ha un sacco di sole, usiamolo, perché devono essere più tedeschi di noi. Dialogo con le istituzioni. Qual è il consiglio del professor Balzani? Io e altri colleghi dell'università italiana abbiamo fatto, diciamo, una specie di associazione che si chiama Energia per il Futuro.it, che si può andare anche su internet a trovare. E abbiamo cercato di metterci in collegamento ancora prima delle elezioni con i candidati, poi una volta che è venuto fuori il governo, col governo, eccetera. E abbiamo suggerito varie volte ai ministri, poi dopo anche ai presidenti delle regioni, anche all'opposizione, eccetera, delle cose molto semplici, che però si fa fatica a farsi capire. Le cose da fare sono, primo, bisogna dire alla gente che siamo in crisi energetica e ecologica, perché la gente non lo, è climatica, perché la gente non lo sa o fa finta di non saperlo, gli farò non saperlo. Secondo, dobbiamo appunto fare in modo che venga risparmiata energia e che venga usata con maggiore efficienza. Quindi ci vuole una campagna robusta nelle scuole, noi andiamo nelle scuole a parlare, ma bisogna che fosse una cosa più diffusa, bisogna che la TV ci parlasse di queste cose, non di sciocchezze tutti i giorni, no? Quindi risparmio e efficienza. In questo modo noi, di qui fra l'altro abbiamo la fortuna di essere in Europa, c'è da dire, perché l'Europa ci impone quella famosa 20-20-20, per cui di qui al 2020 noi dovremmo diminuire del 20% il consumo di energia, per fortuna che l'Europa lo richiede. Diminuendo il consumo di energia, evidentemente si capisce, e nello stesso tempo sviluppando le energie alternative, si vede che avranno una frazione sempre maggiore dell'energia totale, e quindi un po' alla volta ne useremo sempre meno combustibili fossili, e sempre più le energie alternative. Adesso avventurarsi nel nucleare è semplicemente una cosa che non ha senso dal punto di vista economico, sociale. Poi pensiamo anche al fatto, non so, la proliferazione nucleare, il terrorismo, cioè ci sono tanti motivi per evitare di metterci in questa grana che poi si prolunga nel tempo e che passeremo a prossime generazioni, a un sacco di prossime generazioni. Guardi, professore, è stato chiarissimo, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, soprattutto di riuscire a portare avanti la sua campagna in ambito energetico. Grazie. Grazie tante a voi. Grazie.